La Federazione di Luce via Blossom Good Child, 9 giugno 2021. Ciao, ho trovato un'altra finestra in cui fare una chiacchierata. Mi chiedo cosa possiate avere da dire su qualsiasi argomento che vi interessa oggi. Benvenuta Blossom, benvenuti tutti. Siamo davvero sorpresi che tu abbia trovato questa finestra. E siamo più che entusiasti di cogliere questa opportunità. Per quanto riguarda l'argomento che interessa, sarebbe probabilmente una scelta molto diversa per molti che leggono queste parole e desiderano sapere di più su cosa e quando e come tutto deve girare sul vostro pianeta. Ok, qual è la vostra scelta allora? Noi sorridiamo perché non è diversa dal solito. Oh, pensavo che sareste venuti con qualcosa di nuovo di zecca. Forse così. Perché non è forse Blossom che tutte le cose che sono di natura, rivista, possono essere viste come nuove quando si percepiscono con nuovi occhi e nuove prospettive? Credo di sì. È così anche per noi adesso? Diremmo di sì, è così. Perché dopo l'ultima luna e le energie e le trasformazioni che si sono verificate in quel periodo, durante quel periodo, molti di voi hanno scoperto che stanno raggiungendo maggiori altezze nei loro esseri per quanto riguarda la comprensione di ciò che sta avvenendo. Non intendiamo necessariamente di ciò che sta avvenendo nella vostra periferia, il vostro mondo esterno, ma ciò che si sta muovendo così meravigliosamente dentro di voi. Il vostro vero sé, il vostro sé interiore. Voi che siete qui per seguire i vostri desideri e sogni di trasformazione. L'eliminazione del vecchio e l'accesso a energie e circostanze completamente nuove che permetteranno al vostro bagliore interiore di illuminare anche i tempi più bui. Non sentite questa assistenza di queste energie superiori che lavorano con voi ad un livello diverso? Beh, io posso parlare solo per me stessa e in questo periodo sento che sto affrontando molto bene ciò che mi trovo di fronte. Lo attribuisco alla registrazione continua del mantra Io sono che scorre nelle mie vene. E tuttavia è questo mantra e il suo potere che si sta agganciando alla forza estrema delle nuove energie e frequenze che si stanno incontrando con ognuno, che sta permettendo di trasformare così tanto del sé. Molte, molte anime stanno sperimentando circostanze profondamente impegnative, oltre al trauma che sta avendo luogo sul vostro pianeta. Mentre il vostro mondo diventa sempre più capovolto, la pressione di questo, aggiunta a questioni personali drammatiche, si sta combinando per portare un'immensa turbolenza tutta insieme. Perché? Perché abbiamo bisogno di un extra di questioni personali? Se dicessimo semplicemente per rendervi più forti, come vi sentireste? È infastidita. Possiamo diventare più forti camminando alla luce del sole e facendo respiri profondi di gioia e meraviglia. Allora lo aggiungeremo a questo, perché non solo queste pressioni su di voi si presentano per rendervi più forti, vengono a voi in modo che il voi che siete veramente possa emergere dal bozzolo come farfalla. Ma come ho detto, perché dobbiamo farlo nel modo difficile? Personalmente la via difficile non è mai stata nel mio libro dei modi per navigare nella vita. Eppure tu stessa, Blossom, hai avuto, come molti, capitoli difficili nel tuo libro, non è vero? Non così grandi come alcuni. Tuttavia, non diresti che attraverso quelle difficoltà, scontri, traumi, sconvolgimenti, perdite e così via,
che ne sei venuta fuori e sai che sono state queste cose a renderti la persona che sei oggi? L'anima forte che si rivela a se stessa, sempre più man mano che queste situazioni vanno e vengono? Sì, questo è proprio così. Allora, sappiate ora che ci si sta preparando affinché la forza dentro salga in superficie. Una forza come mai prima d'ora sta per sorgere dall'anima e riempire l'essere di un potere che viene dalla sorgente. Una linea diretta dalla fonte di energia che vi permette di superare questi tempi a venire. Abbiamo fatto del nostro meglio per preparare i vostri esseri a ciò che sta per arrivare. Vi abbiamo detto che eravate pronti e lo siete. Siete pronti e tuttavia questi ultimi capitoli, prima del finale, aumenteranno di intensità affinché la commedia raggiunga il suo finale culminante. Possiamo dire che il seguito avrà un'energia completamente diversa, perché all'interno della nuova alba, ciò che dovete sopportare in questi tempi non avrà alcun ruolo nel nuovo regno. Interessante parola da usare, regno. Eppure ci piace, anime carissime, capite quanto straordinariamente bene state facendo. Questa rottura degli ordini che hanno governato il vostro pianeta non può che portare scompiglio e disordine, tanta confusione su ciò che è e ciò che non è. Eppure, in mezzo a tutto questo caos, rimanete forti nella vostra forma di luce. Nei vostri cuori rimanete ancora saldi nella conoscenza che siete qui per una ragione specifica e non importa quanto lungo e protratto possa sembrare il tempo come lo conoscete, non ha alcuna attinenza con l'attualità della verità che è dentro di voi, la verità che vi dice di tenere duro. Sì, c'è questo. Perché non importa ciò che vedo accadere all'esterno e tutte le assolute sciocchezze che vengono presentate, niente può togliere quel sapere. Il sapere che tutto ciò che dite è verità. Io personalmente lo sento nel mio cuore. Come tutti ho momenti di e se tutto questo stesse andando giù per il proverbiale tubo di scarico e tutto ciò che pensiamo di essere qui per fare, non fosse affatto il caso, e stiamo tutti per scomparire in una massa ignara di una specie automatizzata e controllata da robot? È questo che pensate? Avete avuto tali pensieri? Beh, è possibile, no? Solo se la coscienza che è ora ha scelto di esserlo. E noi affermiamo categoricamente, questo non è il caso. Lo so, eppure il pensiero bizzarro si affaccia come un possibile risultato quando ci viene presentato solo il mondo che risale il torrente della cacca senza una pagaia o addirittura un salvagente. Eppure tu, Blossom, tu e ogni essere che si è risvegliato e ogni essere che si risveglierà, siete la pagaia. Voi siete i giubbotti di salvataggio. Voi, ognuno di voi, siete i portatori di luce che sono qui per fare girare la barca e con tutte le forze guidare il vostro pianeta nelle nuove acque. Acque calme e specchiate, dove il riflesso del sole risplende di luce a perdita d'occhio. Siete voi a farlo. E sebbene possiate sentirvi intrappolati nella forca e impotenti in questo momento nel tempo, le avvisaglie all'interno, il tempo in cui le catene cadranno e tutti voi uscirete nella luce e sarà su di voi molto presto ora. Sentite questa verità nelle nostre parole. Lo faccio, l'ho sempre fatto. È il molto presto ora di cui non sono così sicura, ma in realtà sarà quando sarà. Non c'è niente che possiamo fare per cambiare questo. Quindi andremo avanti a prescindere. Essendo fuori dal giro ultimamente, ad essere onesti, è stato molto interessante.
Dal punto di vista della realizzazione, che non importa dove siamo o cosa stiamo facendo, fondamentalmente la nostra luce e il suo splendore è tutto ciò che conta. Non ascoltare gli avvenimenti e le possibilità è stata una gradita liberazione, perché tutto quello che avevo sentito nell'ultimo anno non si è realizzato. Capisco quello che la gente, voi, intendete per non andare in troppe tane di coniglio, perché quello che sarà, sarà, e quando sarà, lo sapremo sicuramente e sapremo cosa fare. Infatti, ogni individuo ha la propria strada da percorrere, naturalmente, Blossom. Eppure, senza dubbio, sia che si viva nell'entroterra senza internet, sia che si passi tutte le ore della giornata a guardare argomenti che possono essere o non essere verità, scritti da anime che possono essere o non essere della luce, alla fine della giornata, quando è ora di passare all'azione, niente di quello che sapete o non sapete avrà importanza, perché semplicemente saprete cosa dovete fare e lo farete. Lo farete in amore, luce e verità. Perché voi siete i più coraggiosi guerrieri della luce e siete i più forti dei forti. Siamo con voi in amore, verità e forza. In realtà dovrò tagliare un po' corto. Le mie scuse, grazie mille. In gratitudine, in amorevole servizio, io sono. Questa canalizzazione è stata interrotta da parte mia e non ho avuto il tempo di ricollegarmi, quindi meglio qualcosa che niente e meglio tardi che mai. Spero di avere più fortuna la prossima volta. Molte grazie. Traduzione Marina.